pace dei cieli, le legioni di Roma, il peregrinare di Maria Maddalena. Limes delle guerre, goto bizantine, tra corti longobarde, abbazie benedettine. Sulle vie dei franchi, le vite dei santi. Trop souvent, on a négligé le fait que... Troppo spesso abbiamo trascurato che il contrario del peccato non è la virtù. È una visione piuttosto pagana quella che si accontenta di una pura misura umana, ignorando che il peccato è sempre di fronte a Dio. Una delle definizioni capitali del cristianesimo è che il contrario del peccato non è la virtù, bensì la fede. È vero che ritrovare delle convinzioni cristiane non è sufficiente per considerarsi tali. Ridiventare cristiano implica qualcosa di più personale. E io penso che la mia vita sia cambiata proprio da questo punto di vista. J'ai eu le sentiment d'être un enfant qui revient chez lui, qui retrouve sa maison. Ho avuto la sensazione di essere come un bambino che ritorna a casa, che ritrova la sua abitazione. Per un po' mi sentivo in questa situazione imbarazzante. Conoscete la parabola del figliol prodigo? Un uomo che ritorna nella propria casa e dimostra una sorta di ingenuità. Non ricorda più la bellezza dei mobili della sua casa e se ne meraviglia. Io mi sentivo in questo stato. Avevo riscoperto e riletto le scritture dei padri della Chiesa. Me ne sorprendevo. E dai cristiani che mi invitavano a tenere delle conferenze, ripetevo quanto non si rendessero conto di essere seduti sopra un tesoro. E sentivo che si trattava di una ricchezza, stupendomi che alcuni di loro avessero perso l'abitudine di meravigliarsene. Io penso che noi, i cristiani di oggi, siamo il risultato di diverse dispute. Se si ripensa ai 2000 anni di cristianesimo, è sempre stata necessaria un'istituzione attraverso cui il messaggio fosse trasmesso. Nello stesso tempo, se l'istituzione fosse esistita da sola, si sarebbe a poco sclerotizzata. Il messaggio si sarebbe progressivamente affievolito. Per questo è sempre stato essenziale che ci fossero dei dissidenti, dei ribelli, dei rivoluzionari. Ossia delle persone che contro l'istituzione, allontanandosi da questa, portassero il messaggio con forza. L'istituzione è sempre riuscita a cavarsela perché questi mistici, questi grandi dissidenti come Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, San Francesco d'Assisi, li ha in un primo tempo combattuti e in seguito, due o tre secoli dopo, li ha santificati. È sempre stato fondamentale che convivessero questi due aspetti. Oggi credo che siamo un po' nella stessa situazione. Ritengo necessaria un'istituzione. Non credo alla religione solitaria. È essenziale una casa, ma anche che ci siano delle persone capaci di criticarla, anche duramente se necessario. Sono nato in una famiglia abbastanza cattolica, francese e piccolo borghese.
Eravamo cattolici per consuetudine, non tanto per convinzione. Comunque sono stato battezzato e ho fatto la prima comunione. Poi, intorno ai 17-18 anni, dopo l'adolescenza, alla fine del liceo, quando sono partito per seguire all'università i corsi di diritto, mi sono completamente disinteressato del cristianesimo, senza aggressività. Non avevo dei conti da regolare con il cristianesimo. Poco dopo sono diventato giornalista per il quotidiano Le Monde e per 20 anni mi sono occupato di guerre e rivoluzioni in tutte le parti del mondo, in Africa, in Asia e in Medio Oriente. In quel periodo le questioni religiose non mi interessavano per niente. Le guerre che ho raccontato come corrispondente e che hanno insanguinato il mondo negli anni 70 e 80 non erano dei conflitti di derivazione religiosa, ma degli scontri tra diverse ideologie. In effetti, erano delle guerre tra l'Est e l'Ovest, tra popoli contrapposti, come la guerra del Vietnam, quella di Cambogia e le guerre in Africa e in Etiopia. Eravamo nel pieno dello scontro tra due ideologie atee a loro volta. Durante la guerra civile libanese le cose sono cambiate e questo mi ha molto colpito. È stata una guerra spaventosa, incredibile. Noi giornalisti abbiamo visto nelle strade di Beirut delle scene di una violenza inaudita. Era inimmaginabile. All'improvviso abbiamo avuto l'impressione di vedere sorgere il male con la M maiuscola. Com'era possibile che un cristiano di Beirut potesse improvvisamente diventare l'assassino del vicino con cui giocava a carte la sera, che conosceva da più di 20 anni e il cui unico difetto era di essere musulmano? Improvvisamente si poneva una questione spirituale e tra noi giornalisti, quando ci ritrovavamo alla fine della giornata, dopo aver vissuto questi orrori spaventosi, ci dicevamo sempre le stesse cose. Ci ripetevamo che dovevamo scrivere degli articoli politici per spiegare come mai i falangisti stavano perdendo o vincendo, quello che faceva la Siria e via dicendo. Ma la vera questione, che vedevamo dispiegarsi tutti i giorni, non era una questione politica, era una questione spirituale. Che cos'è il male? Come potevamo parlare di questo enigma? Così mi sono reso conto che il pensiero moderno aveva abbandonato la questione del male. Era un tema che non interessava più nessuno. Non era altro che una vecchia questione che forse riguardava i preti. Ciò nonostante, io sentivo l'esigenza di confrontarmi con questo enigma. Quando si cerca di spiegare il mistero del male, siamo sul terreno spirituale, non più su quello giornalistico. In quel periodo, in molti abbiamo fatto queste riflessioni. Thank you.
Una volta ero in Vietnam con 5 o 6 colleghi di grandi giornali americani, del Washington Post, del New York Times e di altre importanti testate. Eravamo bloccati in una cittadina che stava per essere occupata dall'armata nord-vietnamita. I miei colleghi esigevano di essere evacuati da qualche militare americano che era rimasto nei paraggi. Inizialmente il colonnello, che comandava l'ultimo bastione rimasto, rispose che non aveva assolutamente il tempo di mandare un elicottero per evacuare 5 o 6 giornalisti. Allora uno dei miei colleghi l'ha preso di petto, dicendogli che se si fosse reso responsabile della morte di 5 giornalisti, che rappresentavano grandi giornali americani, questo sarebbe stato un problema per la sua carriera. Insomma, si chiariva il rapporto di forza tra la stampa e l'armata americana. Subito il colonnello ci ha detto di andare in un posto dove avrebbe inviato l'elicottero. Così ci siamo avviati verso una pista bombardata dai nordvietnamiti e abbiamo atteso l'elicottero. Questo poco dopo è atterrato. Sapete quei famosi lunghi elicotteri dei film sulla guerra del Vietnam? Ci siamo messi a correre verso l'elicottero. Ad attenderci c'erano il pilota e il copilota. Siamo montati a bordo e in quel momento mi sono reso conto che un soldato dell'armata sud-vietnamita, molto piccolo e magro, che sicuramente non mangiava da diversi giorni e che faceva parte di quella divisione che era fuggita, era riuscito a nascondersi nell'elicottero. Si era nascosto in fondo e per lui ciò significava la salvezza, perché se fosse restato a terra sarebbe stato sicuramente ucciso. Io non ho detto nulla, era lì dietro, nascosto. Ma prima di partire, il copilota, che si era accorto dell'intruso, è venuto a cercare il piccolo vietnamita. L'ha preso e gettato fuori dall'elicottero. Noi siamo subito decollati. E il ragazzo, che sembrava avere 18 o 19 anni, ci guardava così, con uno sguardo di disperazione. Noi invece, che eravamo giornalisti, dopo 20 minuti di volo eravamo sulla base americana a ballare ascoltando un gruppo rock alla radio. Sono rimasto molto scosso da questa storia. Noi giornalisti eravamo sempre in mezzo alle tragedie, ma poi ce ne andavamo. Talvolta ci sono dei confratelli che mi domandano: come mai voi, che avete seguito così tante guerre, che avete vissuto a contatto con la violenza e la tragedia, come potete, malgrado ciò, essere ottimista? Io do sempre la stessa risposta, cioè che sono un sostenitore di un ottimismo strategico. Non sono buono o angelico, sono determinato a essere un ottimista. E ciò non malgrado le violenze che ho vissuto, che ho raccontato come giornalista, ma grazie a loro. Questa fiducia mi è stata trasmessa dagli indiani, dai vietnamiti o dagli etiopici che incontravo in ogni mio viaggio. Persone che non avevano più nulla da perdere, ma che erano più ottimiste dell'autista di taxi che incontravo appena sceso dall'aereo tornando in Francia. Rientravo a casa mia in un paese ricco, prospero e in pace, dove le persone si lamentavano di qualsiasi cosa. Ho ricevuto sempre delle lezioni di speranza in questi drammi, nel cuore stesso di queste tragedie.
les années 70 et même 80, on avait une vision du monde qui maintenant me paraît stupide. Mais... Negli anni 70 e 80 avevamo una visione del mondo che ora mi sembra stupida. Credevamo che il mondo sarebbe stato governato dalla conoscenza, dalla scienza e non più dalla credenza. Il credere in generale ci sembrava un concetto anacronistico. Eravamo entrati in un mondo completamente secolarizzato. Poi, piano piano, dalla metà degli anni Ottanta, ebbi l'impressione, in quanto passavo più o meno 10 mesi su 12 attraverso i 5 continenti come reporter, che stavamo vivendo una mutazione gigantesca della storia umana, economica, geopolitica, tecnologica e genetica. Attraversavamo un importante momento di cambiamento ed io sentivo il bisogno di capirlo più in profondità. Così mi sono dimesso dal giornale Le Monde per approfondire queste cose e sono diventato direttore letterario dell'edizione Seuil. Mi sono occupato delle scienze umane, sono diventato l'editore e poi l'amico di molti intellettuali di cui avevo letto molti testi in precedenza. Nel 1995 ho iniziato a pubblicare una serie di libri chiamati Inchiesta sul disorientamento contemporaneo. Ne sono stati fatti 7 in totale nell'arco di 15 anni. Ed è proprio questo lavoro intellettuale che piano piano mi ha riavvicinato alla Bibbia. Mi ha fatto scoprire che in fondo la modernità che stavamo vivendo, anche per le persone che si definiscono atee, deve una buona parte della sua origine, dei valori che condividiamo, alla Bibbia. Sicuramente per me è stata una vera rivoluzione. E piano piano, di libro in libro, mi sono reso conto fino a che punto la mia origine personale fosse cristiana. Tempo fa ho scritto un libro che si chiamava Come sono ridiventato cristiano. E a proposito di questo scritto, molti confratelli mi ponevano sempre la stessa domanda, che considero un po' strana. Mi dicevano: avete avuto molto coraggio di dire che siete cristiano, voi che siete nella stampa, nel campo editoriale, a Saint-Germain-des-Prés. Io rispondevo ironicamente che forse oggi ci vuole più coraggio nel dire alla televisione che si è cristiani che dichiarare la propria omosessualità. Ma la verità è che i cristiani che hanno coraggio sono quelli che sono in Iraq o nei paesi musulmani, che ogni giorno rischiano la propria esistenza, quelli che mettono in pericolo la loro vita dichiarando che sono cristiani. Dunque, questa domanda mi faceva sorridere. Con questo libro volevo solamente ribadire le cose come stavano. Ah, Michel. Ah. Tiens, Jean-Claude. C'est toi qu'on suit comme ça. C'est trop bon. Confirmer la vie. Tu vas bien? Ça va, ça fait un moment que je t'ai pas vu. C'est toi. Io non credo che l'essere ridiventato cristiano abbia cambiato molte cose nella mia vita personale. Invece nella mia vita professionale, in quella pubblica, mi ha messo di fronte ad un problema paradossale.
Ho spesso l'impressione di appartenere ad una specie in via di estinzione. Io sono un cristiano di sinistra. Oggi non è molto di moda essere un cristiano di sinistra. I cristiani qui da noi, i cattolici, sono piuttosto spostati a destra, come gli ebrei e i protestanti. Questo anche per colpa della sinistra. Rispetto al disorientamento che comporta questa incredibile trasformazione del mondo che viviamo, che è più di una crisi, perché in realtà stiamo passando da un vecchio mondo ad uno nuovo, ci domandiamo: come chiariremo i rapporti con la rivoluzione genetica? Come definiremo i viventi considerando le trasformazioni tecnologiche? Come spiegheremo il nostro rapporto con il tempo rispetto a tutte le accelerazioni che stiamo subendo? Di fronte a questi grandi cambiamenti, ci sono delle persone che tornano alla religione per proteggersi. Ho trovato nel testo di un amico, Olivier Abel, che è direttore della Facoltà Protestante di Parigi, un bel concetto. Dice che in fondo ci sono delle persone che tornano alla religione, un po' come i boat people che, delusi dal totalitarismo vietnamita, cercano di rimontare su un battello. Io penso che gli ebrei, i protestanti e i cattolici sbagliano se ridiventano credenti in maniera identitaria, perché in realtà salgono su un battello che diventerà la loro prigione. È vero che c'è questo spostamento a destra, anche se bisogna fare attenzione perché le cose sono più complicate di quanto non si creda. Non bisogna neanche ragionare in termini di partiti politici. In ogni modo, penso che questo sguardo conservatore angosci molti miei amici. Quando vado dai protestanti a fare delle conferenze, sono colpito dai giovani pastori così rigidi, come fossero dei soldati di Cristo. Sono spaventato dal successo dei movimenti evangelici in giro per il mondo, che hanno una visione della fede che non è sicuramente la mia. È una concezione identitaria, antagonista, conservatrice, ostile alla scienza e al progresso. Per me tutto questo è scioccante. Ad Antiochia ho conosciuto un piccolo prete focolarino che viveva lì da più di 40 anni. Ero lì per realizzare un reportage per Le Monde su questa città dove era stata fondata una delle prime chiese cristiane della storia e in cui dunque c'era un'antica tradizione appunto cristiana. Il prete, che si chiamava François Solé, mi ha accolto a casa sua. Viveva da solo in una piccola casa miserabile, ma allo stesso tempo emanava un'energia straordinaria. Una mattina mi ha chiesto se volevo partecipare alla messa. Mi ha fatto entrare in una specie di stanza che sembrava un ripostiglio. Ha recitato la messa in maniera semplice, con solo un piccolo tavolo davanti. Eravamo soltanto noi due. Questa messa, recitata da François Solé ad Antiochia, è stato uno dei momenti più intensi che abbia mai vissuto. Ho avuto all'istante la sensazione che stava succedendo qualcosa di molto intenso. Da quel momento sono rimasto in contatto con François Solé. Adesso è più anziano, malato e vive ad Istanbul, la vecchia Costantinopoli. Talvolta mi confido con lui. Gli rivolgo delle domande su qualsiasi cosa. In particolare, non credo di essere ancora riuscito a pregare. Penso di dover fare ancora molti passi avanti per quanto riguarda la preghiera. E tutte le volte che parlo di questo mio problema a François Solé, lui mi risponde sempre in maniera magnifica. Mi dice di non farmi questa domanda, di essere semplice e di rivolgermi al Cristo chiedendogli ciò che ho voglia di domandargli. Non devo cercare delle formule, una sorta di pedagogia, ma abbandonarmi a lui con estrema semplicità. Ne cherche pas des formules, ne cherche pas des choses, ne cherche pas une sorte de pédagogie. Abandonne-toi dans la simplicité. Toi, mon Dieu, sois ta paix.
provato la sensazione di essere completamente cristiano, di non aver più nessuna esitazione e di sentirmi in fraternità.